Signori, bentornati nel canale e benvenuti nel 15° episodio del calendar. Nello scorso episodio eravamo approdati sul calendario dell'avvento, dove avevamo ritrovato il nostro fantastico amico, ragazzi, Venganza, che si era perso nel tempo nel calendario dell'avvento. Inoltre avevamo ipotizzato che la sorella di Venganza, ovvero Singolarità, si potesse trovare nel neo calendario dopo lo sparso temporale e dopo che siamo entrati nel punto zero. In questo episodio andremo sia a vedere se Singolarità si trova nel neo calendario, ma andremo anche a presentare la 15ª casella del calendar. Detto questo, ragazzi, prima di iniziare, un bel like e una bella iscrizione, supporto un creatore, RKG Team, seguitevi su Instagram, taggatemi, tutto quanto, Sinereo, trattino basso, YT. Detto questo, ragazzi, siete pronti? Andiamo. Venganza? Siamo arrivati. Adesso non ci resta che trovare il mio sorello. Sempre che si trovi qui, anche perché se non si trova qui vuol dire che abbiamo sbagliato la destinazione, che dovremmo andare da un'altra parte a cercarlo. Comunque iniziamo a cercare. Ok, ragazzi, andiamo a cercare un attimino. Dobbiamo vedere che cosa dobbiamo trovare. Dobbiamo trovare la sorella di Venganza. Me lo ricordavo un po' più grande, almeno dalle aspettative di Venganza. Ma siamo sicuri che abbiamo fatto bene, ragazzi? Questo è il neo calendario. Dov'è il calendario? Scusate, Venganza. Ehi, però aspetta un attimo, Fate. Ma questo non è il neo calendario, come lo ricordavo io. Questo è il piano recupero. Non è il neo calendario. Ma com'è possibile? Noi avevamo impostato la data giusta, la data del neo calendario. Se non mi sbaglio, era ad aprile. E perché mai dovremmo essere finiti nel piano recupero? Quello era molto dopo, molto dopo. Ed era condotto da mia sorella. Ma non dovremmo essere qui. Abbiamo sbagliato qualcosa. Oppure, proprio come pensavo, ho paura che... Avete presente la risata che avevo sentito io ieri? Sì. Che però voi avevate detto che non l'avevate sentita e che ero io quella matta. Sì. Ho paura che quella persona ci sia davvero e che abbia sabotato i nostri piani e la nostra data e che l'abbia cambiata ancora dopo il recupero. Quindi se mia sorella non si trova qui, vuol dire che si trova in un altro posto. Dobbiamo indagare più sulle costruzioni che ci sono all'interno del piano recupero e vedere se troviamo qualche cosa. Andiamo, ragazzi. Ok, ragazzi, dobbiamo un attimino vedere quale strada fare. Allora, mettiamoci al centro e vediamo il punto della situazione. Venganza, secondo te dov'è che dovremmo andare? Decidi tu, facciamo prima. Ok, ragazzi, detto questo, adesso che siamo al centro dobbiamo dividerci. Jules andrà alla casa blu, che come sappiamo tutti è venuta dalla Karen, quindi anche qui c'è stata la distruzione temporale e quindi alcuni posti sono stati cambiati, come è successo nel calendario dell'avvento. Comunque, Jules andrà alla casa blu, io andrò verso la fabbrica e volendo ferito potrebbe andare a quella costruzione a sinistra, a quella grande torre di cui non sappiamo nome, che è Kita. Ok, perfetto, andiamo. Ok, Jules a quella casa rossa, Venganza alle industrie, noi dovremo andare a vedere questo coso qua. Ma ragazzi, abbiamo il codice! Va bene, se tutti si trovano lì io presenterei. Va bene, ragazzi, facciamo con calma. Il codice di oggi è 52993971 5700. Questa, ragazzi, è la Among Us su Fortnite, un'altra versione di Among Us su Fortnite, molto molto diversa e molto molto più carina ed avanzata. Mi raccomando, ragazzi, se vi piacciono queste mappe Among Us, giochi su Fortnite, scrivetelo sotto nei commenti che ve le propongo più spesso nel calendar. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere dentro questo grandissimo palazzo immenso per vedere appunto se c'è qualcosa che non sappiamo o se c'è qualche indizio sulla sorella di Venganza, anche perché, come ha detto Venganza, se non si dovesse trovare, beh, qui dovremo andare in un altro posto con la macchina del tempo. Allora, qui pare tutto a posto, non vedo cambiamenti. Comunque avevamo ragione, non è il neo calendario.
siamo stati sabotati da quella voce che aveva sentito ieri Venganza. Ma voi l'avete sentita? Io non l'ho proprio sentita. E adesso abbiamo la certezza che non sarei immaginata. Dobbiamo stare molto attenti. Qui non pare esserci nulla, ragazzi. Cos'è questa cosa? Ma pare un negozio di studi. Cioè, uno studio per registrare. Cos'è questo posto? Ok. Sono accese le telecamere? Ciao? C'è qualcuno? Vabbè, niente. Era per un attimino divertirci. Però è veramente figo. Sembra uno studio. Comunque, ragazzi, qui di singolarità non c'è traccia. Dovremmo tornare giù e dire agli altri se hanno visto qualcosa. Che ne dite? Non troviamo niente, ragazzi. Abbiamo esplorato tutto il palazzo. Ok, ragazzi, torniamo al centro. Speriamo che ci siano anche gli altri. Vediamo. Ok, pare che Venganza già ci sia. Jules, dov'è? Anzi, no, aspettate. C'è solo Jules. Venganza? Ah, ok. Riandiamo tutti al centro e chiariamoci un attimino. Ok ragazzi, avete trovato qualcosa voi? Io ho sentito ancora quella voce, ma Quale? stavolta è stata molto diversa da ieri. L'ho Come? sentita nella mia testa, ma era vicinissimo, non era immaginato, ne sono sicuro. Secondo me qualcuno ci ha seguiti mentre stavamo usando la macchina del tempo e dobbiamo scoprire chi è, altrimenti ci seguirà anche nel nostro prossimo spostamento e non possiamo impedire che troppe persone vengano con noi. Ma c'era una piccola particolarità, Quale? era diversa dalla voce di ieri, era un po' più profonda, forse è qualcun altro. Comunque non sappiamo ancora di chi stiamo parlando, dobbiamo stare molto attenti. Comunque avete trovato qualcosa voi? No. No? Quindi vuol dire che la sorella non si trova qui. Quindi mi sa che dovremmo provare da un'altra parte. Qualcuno ha qualche idea? Per niente proprio. Non avete idee? E allora conviene andare alla sorte. Di certo sono sicura che anche lei si trova nel passato, ma volendo potrebbe anche trovarsi nel futuro. Perché no? Potremmo provare ad andare un po' avanti nel tempo. Che ne Proviamo. dite? Va bene, proviamoci. Ok, perfetto. Allora, che ne dite del... vediamo. Allora, il 5 luglio 2021. Che ne dite? Andiamo Proviamo lì. avanti. Andiamo avanti. Va bene. Ok, ragazzi, dobbiamo provare ad andare avanti nel tempo. Però aspettate, fermi un attimo. Cosa c'è qua? Cos'è qua sotto? Cos'è questa porta? Aspettate, è un attimino buggata. Ma ragazzi, ma questa è la strana bomba che abbiamo anche nel Kaland. Quindi vuol dire che c'era già dal Neo Calendario, o meglio dal piano recupero, che e Singolarità aveva fatto tutto questo per scoprire cosa c'era sotto il calendario. Ma scusate un attimo, se la l'isola del Neo Calendario, l'isola del Kaland e l'isola del calendario dell'avvento sono la stessa isola. Vuol dire che questo macchinario c'era anche nel calendario dell'avvento. E che sia proprio questo ad alimentare tutta l'isola. Anche perché l'abbiamo ritrovato più volte. E cosa c'è qui? Pare un passaggio. Comunque non ci andiamo ad impicciare. Torniamo alla macchina del tempo. Però adesso sappiamo qualcosa in più ed è bene che siamo venuti qua sotto per vedere cosa c'era. Speriamo non sia troppo pericoloso, anche perché ne stava parlando Ice nel suo castello dell'incisione nel calendario. Comunque aspettatemi ragazzi, dobbiamo andare avanti nel tempo, o perlomeno provare ad andare avanti nel tempo. Venganza aveva proposto il 5 luglio del 2021. Non ne ho idea di cosa ci possa essere, anche perché adesso non abbiamo altri calendari che abbiamo fatto dopo la fine del 2020. Quindi non so cosa potrebbe accadere. Però vediamo. Comunque ragazzi, premiamo il tasto. 5 luglio.
2021. Andiamo ragazzi, man lì nel prossimo rift ci entreremo nel prossimo episodio, che sarà il 16esimo. Quindi ragazzi, mi raccomando, spolliciate un bel like, una bella iscrizione al canale, seguitemi su Instagram @reo_bassi.it, supporto il creatore RKG_alto team nel negozio oggetti di Fortnite, qualsiasi gioco Epic Games che dispone della funzionalità supporto un creatore. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo domani a 00:00 con il 16esimo episodio nel Halloween, per andare nella nuova location futuristica del 2021. Ciao!